dico che questi Novax, no Green Pass, oltre a essere persone che si vogliono male, che decidono di rischiare la loro vita, tant'è vero che sono quelli che poi finiscono spesso in terapia intensiva, purtroppo, sono anche persone che vogliono male alla nostra economia, perché se fosse per loro, oltre a queste manifestazioni che molto spesso vengono fatte in giornate, in orari e fanno danno ai negozianti, così come è stato testimoniato da coloro che avete intervistato, sono anche persone che se, se le avessimo ascoltate saremmo ancora in lockdown. Non altro che sale dove si può assistere a film, al cinema con mascherine, Green Pass e quindi cinema aperti, persone che escono e tutti coloro che si arricchiscono grazie alle riaperture starebbero chiusi. Io credo che gli unici a dover stare chiusi sono quelli che decidono di non vaccinarsi, che decidono di rischiare la loro vita e di farla rischiare a tutti quelli che invece vorrebbero che questa economia continuasse a girare e che si tornasse più rapidamente alla normalità. E il Green Pass è stato uno strumento importante perché ha spinto tante persone a vaccinarsi.